cominciare. Ok. Salve a tutti, il mio nome è Santo Fiore Bettina e sono un architetto. 2 anni fa, dopo la mia laurea, sono andato a lavorare a Londra come architetto e l'anno scorso ho aperto finalmente il mio studio in Sicilia. Oggi assieme a me ci sono parte del mio team che ha lavorato con me a questa idea di startup che è TechArc, e sono Giuseppina Fiore Bettina, laureando in conservazione e restauro dei beni culturali, Daniele Russo che è un informatico e Alfonso Fantauzzo che è un urbanista esperto in nuova gestione del territorio. Tutte e quattro abbiamo una passione in comune, che è quella dei beni culturali italiani che vogliamo cercare di conservare in maniera digitale. Solo per darvi un'idea di quanto grande sia il nostro patrimonio importante, il MIBAC 2 anni fa ha censito più di 100.000 unità di beni culturali, di cui il 51% fanno parte della World Heritage List dell'UNESCO, il che, diciamo, ci fa, siamo i primi in classifica per paesi con più numero di architetture, e il 50% del nostro territorio è sottoposto a vincolo di tutela. Quindi è chiaro come sia difficile, importante e doveroso conservare questo patrimonio. Ma cosa succede se noi perdiamo questo patrimonio? Domus dei Gladiatori è crollata. Parte del tetto della Domus Aurea a Roma è crollata pure. Quindi la nostra startup vuole rispondere a una domanda: qual è nel 2016 il modo, applicando le nuove tecnologie, di salvare il nostro patrimonio, la nostra memoria? Perché se perdiamo quelle che non sono solamente pietre, ma è parte di quello che noi siamo, abbiamo perso la memoria. E quindi vogliamo salvare appunto questa memoria attraverso l'uso di una nuova tecnologia, chiamato laser scanner, che non abbiamo ovviamente inventata noi, è già disponibile. Questo strumento che vedete, a parità di uno scanner per documenti normale, è capace di acquisire informazioni dell'architettura, cioè in termini volumetrici e in termini cromatici, cioè otteniamo un file con dentro cioè la complessità dell'architettura italiana. E allora, per salvarla non ci resta che prendere questi file e metterli in un database, ed è quello che vuole fare TechArc. È un database che contiene i rilievi tridimensionali del nostro patrimonio, in modo da metterli al sicuro, perché il file è nei nostri archivi ed è fruibile per le generazioni future. Ora, come vuole fare questo? Selezionando parte del nostro patrimonio, perché ovviamente è immenso, dobbiamo capire quale e come, rilevandolo sul campo e conservandolo. Dopo aver conservato i file, dobbiamo renderlo accessibile e fruibile. Allora abbiamo intenzione di sviluppare un database che può essere accessibile attraverso il sito internet di cui vedete il mock-up, cioè un progetto grafico, al fine di arrivare alla quarta fase, che è l'utilizzo di questo database, è la parte dove speriamo che i nostri ipotetici clienti e noi ci guadagniamo, cioè questo dato tridimensionale è molto versatile, cioè vi faccio un esempio pratico. A partire dal rilievo che abbiamo fatto della cattedrale di Palermo, cioè con lo stesso rilievo tridimensionale, abbiamo ottenuto immagini, cioè disegni tradizionali dove si evidenziava lo stato di conservazione dei monumenti, modelli tridimensionali dove si vedeva l'evoluzione della fabbrica, e prodotti ad alto contenuto tecnologico che erano, cioè, allo scopo di valorizzare l'architettura, che erano la realtà virtuale, la stampa 3D e una specie di virtual tour. Ma tutto attraverso un unico solo file, che sarà contenuto nei nostri archivi. Ora, se un prodotto può essere utilizzato in vari modi, da questo abbiamo individuato chi potrebbero essere i nostri potenziali clienti, perché potrebbero essere le istituzioni, perché sono sicuramente interessate a salvaguardare il patrimonio italiano, chi si occupa di ricerca, perché studiare l'architettura italiana, cioè, in questo modo rivoluzionerebbe il modo stesso di studiare l'architettura, perché abbiamo un file dove all'interno c'è, mettiamo, la volumetria, come è composta matericamente proprio la nostra architettura, e potrebbe interessare soprattutto non solo a noi italiani, ma anche a un ipotetico mercato estero.
I tecnici e professionisti che operano nell'ambito della conservazione, tipo ingegneri, architetti, che potrebbero usare i nostri database come base per elaborare il loro lavoro. E le aziende connesse con la virtualizzazione e visualizzazione, cioè quelli che producono realtà virtuale, perché abbiamo capito, e non è che lo diciamo noi, ce lo dicono i sondaggi, le analisi, che sono settori comunque a forte espansione. Quindi il nostro modello di business cioè è studiato, dovrà essere anche calibrato, cioè i nostri clienti per accedere ai nostri database pagheranno una somma in denaro. Una parte di questa servirà per, diciamo, continuare a sviluppare il nostro progetto, avere sempre più architetture, sempre più patrimonio conservato nei nostri database. E noi vorremmo destinare una parte per la conservazione, ma indirettamente i nostri ipotetici clienti investono sull'architettura italiana, aumentandone il valore e quindi aiutandoci a conseguire il nostro, diciamo, scopo, che è quello di preservare la nostra architettura. Noi contiamo che in 2 anni, con il team che abbiamo, che ho adesso, riusciremo a scannerizzare circa 60 architetture, diventando, diciamo, il primo sito al mondo, cioè il primo database al mondo con maggior numero di architetture dentro, perché questo progetto è stato, cioè, non è l'ho inventato io voglio migliorarlo, cioè, perché è stato già fatto in altre nazioni, non in Italia. Per fare questo abbiamo bisogno di 250.000 euro che ci servono per coprire le attrezzature e almeno avviare la prima fase di questa startup. E questi sono i nostri contatti. Se qualcuno è interessato, magari possiamo, diciamo, dare più informazioni di quelle che si possono dare in 7 minuti. Ma quanto costa uno scan di, diciamo, una cattedrale media? Uno scanner, dipende la grandezza, sui 20.000 euro. Sì, ma l'amministrazione pubblica è lenta a decidere, poi questo è una spesa che si rinvia sempre di anno in anno. Ma no? Secondo noi non è così lenta, cioè... si possono avviare 5 pratiche contemporaneamente o 6 pratiche e poi nell'ambito del rilievo, diciamo, non è che noi andiamo a toccare l'architettura, perché il laser che la rileva. Ma avete altri modi di finanziamento, tipo il crowdfunding della piccola città che poi dona il file virtuale ai donatori? Noi vogliamo dare parte, diciamo, vogliamo dare un contributo di denaro a chi ci mette a disposizione la sua architettura per rilevarla, così ha da un lato, diciamo, l'incentivo in denaro e noi abbiamo un file. Comunque complimenti per essere andato a trovare la World Heritage List dell'UNESCO, questo di cui si riferisce sempre in Italia, il paese con più beni culturali del mondo, in qualche modo è giusto, perché in questa World Heritage List si trovano tutti i beni culturali del mondo, ma anche beni naturali del mondo. Sono 800 beni culturali del mondo, di cui l'Italia ha più di tutti gli altri, una quarantina, cioè 5%. Sì. E noi vogliamo cercare di investire in questo Italia. Questo lo dico perché ci sono dei colleghi italiani che se ne inventano altri numeri. Sì. Comunque è il primo italiano che incontro che è andato a trovare questa lista. Così. Grazie.